io direi che possiamo essere anche felici di poter dire che da oggi in poi si ragiona per il campionato. Ah, finalmente le squadre si alleneranno con la prospettiva di affrontare un avversario, studieranno la tattica dell'avversario, gli allenatori prepareranno la loro per superare gli avversari, quindi cerchiamo di rientrare in un clima di normalità, se possiamo definirla tale, una stagione nella quale anche stavolta i tifosi nello stadio non ci saranno, e aggiungo a giusta ragione, perché l'effetto dell'estate e delle vacanze è stato davvero fatale proprio per poter immaginare di riaprire gli stadi ai tifosi. Nel frattempo però si continua a parlare di mercato, ma lo faranno gli altri, perché nel Napoli è tutto congelato, come vi sto dicendo da qualche giorno a questa parte, fino a quando il Napoli non avrà venduto qualche pezzo importante, quindi a cominciare da Koulibaly passando per Milik, non sarà possibile effettuare gli altri acquisti, neanche se dovesse finanziarli Andrea Falco, come so che tu volevi fare, Andrea, eh? Ma io ci ho provato, mi hanno detto di no, lascia stare, non preoccuparti. Buongiorno Raffaele Avriema, buongiorno a tutti. Fammi ricordare, Raffaele, velocemente i contatti per partecipare alla trasmissione: 0816363663, è qui che attendiamo le vostre telefonate. 339-666-9990 invece è il numero per i WhatsApp scritti e vocali. Sai che faccio una fatica bestiale a immaginare l'11 che schiererà Gattuso a Parma, perché ci sono parecchie incertezze, per esempio nell'attaccante di destra, dico io, e anche nella coppia dei centrali. Cioè, tu ti immagini che giochi Koulibaly, per esempio, Raffaele? Non lo so, dipende da tante cose, dipende da come procederà questa trattativa per la sua cessione, perché io credo, Andrea, che in questa settimana credo che potrebbe esserci la definizione della trattativa, altrimenti diventa troppo complesso. Tu pensa che la Premier League è già iniziata, quindi sappiamo che il calciatore interessa ad una formazione di Premier League qual è il Manchester City, quindi se non lo prendi adesso, quando lo prendi? Per cui credo che in questa settimana noi possiamo anche ipotizzare che ci sia uno sviluppo sulla trattativa, che resti o che vada via. Lo stesso discorso vale anche per Arkadiusz Milik, perché anche la Roma, che ha bisogno comunque di un attaccante per poter poi liberare Dzeko, e se non lo prende adesso che sta per cominciare il campionato, poi dopo non è che dica che è troppo tardi, ma rischia di perdere qualche partita non avendo chi segna i gol. Ricordiamo i numeri di telefono, come hai già fatto, facciamolo ancora una volta. Sì, 0816363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. Ricordiamo, a margine di quello che dicevi, Raffaele, che di solito siamo abituati che il calciomercato finisce quando sono state giocate due partite di campionato, anche se poi l'anno scorso si era abbreviato, come ricorderai. Sì. Quest'anno addirittura si arriverà a una terza giornata già giocata, quando poi il 5 ottobre scatterà l'ora X. No? Ce ne frega niente. In ogni caso, ricordiamo che domenica si giocherà alle ore 12:30 Parma-Napoli, 4-3-3, 4-2-3-1, ci sarà Osimhen oppure Mertens al centro dell'attacco, tutti e due insieme, chissà che ne pensa Salvatore, per esempio. Ciao Salvatore. Ciao Andrea, ciao Raffaele, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io in realtà vi chiamo sia per una constatazione che per una domanda, ovvero io ho tutto questo pessimismo attorno a Napoli che ha una campagna acquisti in stallo. Rispetto alle altre squadre in realtà non lo vedo, nel senso chi che lo dice? Vedo il pessimismo un po' generale sia dei tifosi. Tra i tifosi. Tra i tifosi che sicuramente vogliono l'acquisto, e sicuramente l'acquisto, la novità, sicuramente dà un po' di enfasi. Però in realtà, se andiamo a valutare, tranne la Juve, che va sempre sui giocatori scafati già sicuri, che ti garantiscono una certa quantità di gol per vincere oggi e non per vincere domani, che poi forse è la cosa che conta di più, vincere oggi più che vincere domani, in realtà il Napoli come assetto di squadra, anche se rimanesse così con Koulibaly, con il centrocampo, è una squadra che dal secondo al quarto posto se la gioca tranquillamente. Certo. Quindi da questo punto di vista, visto che noi non abbiamo una mentalità
di acquisto di, sì, del grande campione di 30 anni in poi per pagarlo, il Napoli adesso secondo me si è rafforzato con Osimhen e Petagna che non avevamo e adesso abbiamo, in realtà come assetto di squadra è una squadra secondo me altamente competitiva, da secondo al quarto posto. Tutto chiaro, Salvatore. E ti volevo dire un'ultima cosa riguardo allo stadio che ti ho detto poco fa, sei d'accordo con i 1.000 tifosi, 2.000 tifosi, 10.000 tifosi che non entrano, e io vorrei un po' togliere questo punto di... Attenzione Salvatore, io vorrei che entrasse anche il 30% dei tifosi, però proprio adesso che sono riaperte le scuole e dobbiamo capire cosa accade, forse è meglio evitare che possano svilupparsi altri contagi. Esatto, però ti posso dire una cosa per togliere un po' l'ipocrisia, perché poi la vita reale però è un'altra. Devi andare rapido, Salvatore. Ma veloce, veloce. Ti faccio un esempio. Sì. In una struttura alberghiera o che fanno matrimoni, io lavoro in questo settore da agente di commercio, ti posso dire che fanno assembramenti di 500 persone in 200 metri quadri. È vero. Per feste politiche o per eventi. Non c'è dubbio. 500... E si contagiano, comunque si contagiano. Vabbè. Eppure si contagiano oppure no. Quindi 1000 persone su 50.000 è molto più... Vabbè. Okay. Sicuro. Non risolvi niente con 1000 persone allo stadio. In ogni caso, sentiamo anche un messaggio vocale. Dai, facciamo presto. Messaggio vocale? C'è? Abbiamo la possibilità? Raffaele, buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Insomma, qui dobbiamo tifare per la cessione di Koulibaly per fare mercato, altrimenti ad oggi il Napoli non ha un euro. Una società che il presidente si vanta che non ha neanche una lira di debito rispetto alle altre di Serie A, però le altre con i debiti fanno mercato e noi dobbiamo aspettare la cessione di Koulibaly. Va bene. Detto questo, Raffaele, come vedresti al posto di Koulibaly un'idea Smalling, visto che la Roma non ha trovato l'accordo col Manchester United e sta andando su Kumbulla? Esatto, però io ti dico, amico mio, che se dovesse andare via Koulibaly, il Napoli prende Papastatopoulos, è già scritto. Io non credo che facciano altri investimenti come quello per Senesi, che è una trattativa praticamente chiusa dal Napoli, bisognava solo comprarlo dal Feyenoord. Ma a come stanno le cose oggi, secondo il diktat dato da Chiavelli, che bisogna vendere e basta, io non immagino altri acquisti. Poi magari, Andrea, ci stupiranno e prenderanno anche Senesi, ma magari. Ma certo, però io non credo che la definizione più giusta sia quella dell'amico. Il Napoli non ha un euro, il Napoli ha tanto patrimonio impegnato nella sua rosa di giocatori che sanno che non giocheranno mai e che deve sistemare prima di mettere altra carne a cuocere. Cioè non è che il Napoli non ha un euro, è che ovviamente investire cifre importanti a oggi senza vendere chi devi vendere sarebbe un passo sbagliato da parte della società, almeno secondo quella che è la sua politica. Ma ovviamente poi mi permetto anche di aggiungere che il calciatore che è arrivato in questa campagna acquisti più atteso in Serie A si chiama Victor Osimhen. Se voi parlate anche con gli altri operatori di mercato, loro stanno aspettando di vedere questo grande acquisto del Napoli. Questo mi fa un po' paura, perché lui è un ragazzino, c'ha 20 anni, vive in una realtà completamente diversa dalla Francia. Non vorrei si bloccasse inizialmente, come qualcuno pensa sia successo anche contro il Pescara. C'è Giuseppe al telefono. Giuseppe. Ciao, buongiorno Raffaele. Ciao. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. A me manchi tantissimo anche in radiocronaca, cioè in telecronaca, veramente io mi facevo veramente. Comunque due cose velocissime. Sì. Una, non so, non ho seguito molto le amichevoli, ma a fronte di quello che ho visto dopo il Covid nella scorsa stagione, io preferisco lo bot KDM in mediana. Come movimento ti piace di più Lobotka? Mi sembra molto più verso, cioè propenso all'attacco. Te me lo vedo uno come Giorginio agli inizi. E poi vorrei sia dei chiarimenti sulla situazione con Koulibaly. Io giocatore lo stimo molto ed è un pilastro della difesa del Napoli nonostante l'ultima stagione, però se l'umore è già altrove bisogna anche abbassare un po' il prezzo e venderlo, perché quest'anno dobbiamo puntare molto sulla mentalità, cioè proprio sull'umore della squadra. Hai ragione Giuseppe, hai detto una cosa correttissima. Giuseppe ha detto una cosa sacrosanta. Andrea, se Koulibaly, pur non dichiarandolo e non pensandolo, non avesse la sua testa concentrata sul Napoli, bisogna venderlo, perché altrimenti, se vediamo il Koulibaly dell'ultimo anno e mezzo, ragazzi, ma veramente non era Koulibaly quello
quello che conosciamo noi, sì. Quindi sai, tante volte i tifosi lamentano il fatto che il Napoli non compra fin quando non arriva alle sue condizioni ideali. Secondo me questo discorso deve valere anche per le cessioni, cioè a volte quando devi vendere, Napoli deve vendere, puoi anche farlo alle condizioni che non sono per forza quelle ideali, e mi riferisco non solo a Koulibaly, Raffaele, ma anche agli esuberi. Cioè se tu aspetti che Younes e Onas, per fare un esempio, te li paghino quanto valgono, e tu te li trovi fino al 6 ottobre ancora a casa. È diverso perché là sono operazioni che tu puoi fare anche all'ultimo momento, stai cercando la strada migliore per piazzarli. Mario, dobbiamo fermarci? Sì, dobbiamo fermarci. Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Io lo so che volete parlare con noi e quindi ricordiamo come fare con i numeri di telefono che adesso vi fornisce. Assolutamente sì, caro Raffaele, 081-633-6363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per tutti i vostri WhatsApp, quelli scritti e quelli vocali. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Faresti giocare Osimhen dal primo minuto a Parma? Sì. Più Yandre è più sicuro con Mertens, Insigne, Politano. Ed è molto probabile che Gattuso scelga questa strada. Raffaele, io volevo dire una cosa. Sì. Sono d'accordo con Andrea riguardo al fatto delle cessioni, di andare incontro col prezzo, soprattutto riguardo Milik, perché ormai la portata alla scadenza, e se la Roma ti dà 25 milioni lo devi prendere. Trovati a terra. Bravissimo, non oggi, ma ieri ti devi prendere. Esatto. Però riguardo con i Bali, un po' di fastidio riguardo il City me lo dà anche a me il fatto che voleva acquistare Messi, poi leggo di stamattina che ha offerto 89 più 5 per i Messi dell'Atletico Madrid e poi fa la spocchia sul prezzo con Koulibaly. A me questo mi dà fastidio, se tu offri 89 più 5 per i Messi non vedo perché non riesci ad offrirne 70 per Koulibaly. Però Vincenzo, io ti pongo una questione. Se per esempio tu vuoi acquistare una casa che ti interessa e quindi fai la trattativa con il proprietario, c'è anche un compromesso iniziale, poi mentre stai per andare a chiudere la trattativa, il proprietario, anzi, vieni a sapere che il proprietario la casa l'ha venduta a un altro. Tu un domani con quel proprietario lì, se deve avere qualcosa lui da te, lo fai correre un po' oppure no? No, su questo hai ragione, ma l'errore purtroppo su Koulibaly e Milik, l'errore del presidente. Purtroppo, prima di tutto su Koulibaly, il fatto che ha messo alle 4:20 il fatto che lo vuole cedere. Cioè, esatto, tra l'altro. Ma il problema è che quando lui aveva venduto Jorginho al City, poi è arrivata l'offerta del Chelsea, l'ha data al Chelsea nell'ambito dell'operazione Sarri. È normale che oggi il City sia risentito, no? Mi sembra anche giusto che il City sia risentito. Lo sarebbe anche il Napoli con il City a parti invertite. Quindi perciò dico, prima di fare una mossa, uno deve anche pensare che cosa può succedere un domani. E De Laurentiis di queste mosse, purtroppo nel passato, ne ha fatte tante. Quindi può anche succedere che tu hai una trattativa con una squadra alla quale probabilmente non ti sei comportato benissimo, te lo devi aspettare. Rapidamente. Sì, prima di acquistare dobbiamo cedere perché siamo 40 giocatori. Mi sembra giusto, no? Io preferirei, l'unico acquisto da fare per me è un centrocampista ma alto, al posto di Gigi Stendelo, quali saremo, si sta parlando. Io direi addirittura Unas, che a me piace come giocatore, ma preferirei prendere un centrocampista centrale forte, alto, un tipo Bakayoko, un tipo Soumaré del Lille, che pure è un bel giocatorino. Lo so, però non è facile prenderli. Soumaré era stato offerto al Napoli, credo 3 anni fa, il Napoli, credo anche correttamente perché all'epoca non ti serviva, non lo prese. Che facciamo? Che facciamo, Mario? Posso far sentire qualche messaggio vocale? E allora sentiamo qualche messaggio vocale dei tanti arrivati. Ciao Raffaele, io trovo sconcertante il fatto che quest'anno di nuovo iniziamo il campionato con Mario Rui che ha i suoi limiti, Goulam che non si sa in che condizioni sta, Isai Malquit e Di Lorenzo. Sinceramente un esterno almeno a sinistra di qualità me lo sarei aspettato.
Sì, però guarda che non ce ne sono tanti, soprattutto di qualità, come dici tu. Se tu vai ad analizzare le altre formazioni, non è che c'è granché, quindi guardiamo a quello che abbiamo noi e difendiamocelo, perché altrove di calciatori migliori non è che se ne trovano. Sentiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo. Buongiorno, ma Nainggolan non può fare al caso del Napoli un centrocampista bello tosto? Dai, Nainggolan è un problema, chi ce l'ha ha un problema, è un grande giocatore ma anche un grande problema. Vuoi sentire qualche amico al telefono, Andrea? Va bene, se ce l'abbiamo salutiamolo. Noi se ce l'abbiamo, noi ne abbiamo un'infinità, quindi qualcuno riusciamo a mandarlo in onda, Enzo per esempio. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. A tutti. Senta una domanda, ma secondo lei i calciatori del Napoli non sono tutti sopravvalutati? Non dico di come giocano, dico proprio a livello del valore effettivo. Cioè io sento ancora che Koulibaly, il presidente, vorrebbe vendere 80-90 di più. Cioè per me Koulibaly sono un paio d'anni che non gioca più nel Napoli, o mi sbaglio Raffaele? Ma anche il resto dei calciatori, un altro 18 milioni, cioè non lo so se sono cifre che io leggo che li fa qualcuno oppure le caccio, il calcio Napoli, perché ho letto in qualche sito un altro vuole 18 milioni, come si chiama, il Tedesco là che fa la riserva di Insigne, Younes vuole altri 12 milioni. Quell'altro, non so, Milik a 3 mesi, 4 mesi dalla scadenza vuole 30 milioni, ma non è che sono troppo sopravvalutati. Grazie e ascolto per radio. Guarda Enzo, non è che sono troppo sopravvalutati, perché quei calciatori se li va a comprare il Napoli te li valutano anche di più. Io credo che un as 18 milioni sia un prezzo corretto, parliamo di un ragazzino, è ancora giovanissimo. Younes 12 milioni, ma chi lo prende fa un affare, perché tecnicamente è fortissimo. Solo che sotto l'aspetto caratteriale il Napoli vuole calciatori che siano 100% allineati con quelle che sono le logiche dell'allenatore e della società. Torniamo al telefono e poi dopo proviamo l'ospite. Pasquale, buongiorno. Ciao ragazzi, sono Pasquale da Pisa, complimenti sempre. Ciao. Per questa bellissima trasmissione. Grazie. Volevo portare uno spunto per poter uno spunto di riflessione. Io penso che anche il calcio Napoli, anche Aurelio De Laurentiis, abbia capito che bisogna vendere i giocatori, perché se noi andiamo a valutare, no? Alan è stato venduto 25 milioni, non è che comunque sì. Si parlava di 40 milioni sotto, non si scendeva. No, lo stesso Milik pare che si parli di 20 milioni addirittura più 5 di bonus. Non so, io penso che anche il Napoli forse sia entrato nell'ottica che se non si vende è un problema. O mi sbaglio, ti sento per radio, ti ringrazio. No, ma non ciao. È questo Pasquale, il Napoli vende, perché il Napoli è una società che acquista e vende. Il problema è che adesso si trova troppi calciatori che sono in prossimità della scadenza del contratto, e quando tu hai un calciatore con scadenza giugno 2021, quel calciatore non è più tuo. Mettitelo in testa, Milik, Maximovic, Usai, finché non rinnoveranno non sono più tuoi calciatori, perché possono accasarsi dove vogliono nella prospettiva di lasciare questa squadra. Quindi perciò credo che De Laurentiis finalmente abbia capito quelle che sono state le indicazioni che gli davano gli operatori di mercato. Ogni anno ai calciatori che ti interessano gli devi migliorare il contratto pure di 100-200 mila euro e glielo allunghi di un anno, così non devi inseguire loro quando stanno per chiudere l'accordo e non vogliono firmare il rinnovo. È una questione di strategia, il pallone è questo. Se uno pensa tu hai firmato il contratto, come lo devi rispettare? Sai cosa dice il calciatore? Hai ragione tu, lo rispetterò fino alla fine, e poi lo perdi. E non ti conviene questo, se lo fa davvero poi non ti conviene. Ma, c'è Angelo posso... al telefono. Sì, Angelo, vai, poi andiamo da Angelo. Rapido. No, l'ultimo anno una cosa su quello che Andrea, vai veloce, forza. No, ma quando lui diceva la Juventus compra per vincere subito, chi sta comprando la Juventus? Perdona, nessuno. Chi perde tempo io? Su Dzeko, che è un 86, cioè un anno più vecchio di Callejon, che il Napoli ha liberato a zero. Cioè, questo è un mercato da Juve? Sinceramente è un mercato bloccato per tutti, non mi sembra solo del Napoli il problema. 74 milioni sotto sta la Juve, e quindi ma di che parliamo? La Juve quest'anno non può comprare nulla, il Napoli ha gli occhi addosso di tutti, i riflettori accesi, perché ha preso un calciatore da 80 milioni di euro che si chiama Victor Osimhen, e c'è l'attesa di tutti su di lui. Quindi il Napoli la parte sua importante l'ha già fatta. Che volevi dire Angelo?
No, volevo dire questo, speriamo che l'ha fatta veramente importante, perché noi siamo sempre scottati da quello che è successo l'anno scorso con Lozano, perché è chiaro che il nostro presidente va su giocatori giovani. Ma forse sei scottato tu, Angelo, su Lozano. Io no, perché Lozano è un grande giocatore, purtroppo l'anno scorso nel marasma ancellottiano è chiaro che se lo metti a giocare da punta centrale, ma che deve fare Lozano? Deve mettere le ali e per andare a segnare? Perdonami, è un ragazzino, gli devi una spallata e cade per terra, abbi pazienza, mamma, per favore, tu hai più competenza di me, ma consentimi di dire questo. Tecnicamente c'è, ma non è un discorso di è un discorso di personalità, è un discorso più complesso. Vabbè, comunque, che volevi dire? Scusami, al di là, Pedro, io questo ti volevo dire. Allora, io, dato che penso di essere troppo severo, allora prendo a presto a volte quello che dicono altri giornalisti. Non è che sei troppo severo, tu vuoi fare il protagonista, è diverso, capito? Vuoi fare un po' il fenomeno. Vabbè, mi rilasso tra l'udienza e l'altra, esatto, grazie a voi. Ecco. Vai, allora, vai veloce, vai. Velocemente, allora Vincelli ha detto, Giovanni, giustamente, l'unica società che ha i soldi è Napoli e non li spende, ok? Va bene, ed è la verità, perché la verità è che se vendiamo pure in Inghilterra... L'unica non c'è società bisogno... che ha i soldi è il Napoli e non li spende? Non, sì, l'ha detto. Chi l'ha detto? Piccinini, sì, mi pare sì, l'ha detto lui, sì, l'ha detto lui. Guarda, su tutto Napoli l'ho letto ieri. Poi ovviamente ti dà il premio di consolazione e dice, però siate contenti, tifosi imprenditori del Napoli. Però dice, l'unico, ma mi pare che l'abbia detto proprio su Radio Marta, Piccinini, non mi pare che sia interrotto. Allora, forse mi sono sbagliato come giornalista. Si sei veramente sbagliato, come spesso no, succede. Comunque l'ha detto, su Radio Marta ha detto, l'unica squadra che ha... Andrea, raccogli un po' le idee e poi le vieni a esprimere qua, perché sennò perdiamo il tempo. Dai, salutiamo Angelo perché ha detto un sacco di cose inesatte, quindi lasciamo perdere Andrea, ma Piccinini quando ha parlato a Radio Marte? E sto poi cercando un intervento in generale di Piccinini sul Napoli. Ma saranno anni che non parla Piccinini, dai, per favore. Mario, noi dobbiamo fermarci perché adesso abbiamo un collegamento molto importante, quindi che facciamo? Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, caro Andrea Falco, io come se lo immaginassi nello spogliatoio, sta riscaldando i muscoli perché vede l'arbitro che è uscito dal suo spogliatoio, sta indicando alle squadre il terreno di gioco perché tra un po' si scende in campo con Tiki Taka, con Piero Chiambretti. Ciao Piero, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi qua. Ho descritto l'immagine che ti rappresenta, sei uno che sta per scendere in campo con quell'adrenalina giusta per poter far bene. Sì, esatto, bisogna avere energia e buttarsi in mezzo ad un campo che io conosco solo come osservatore esterno, e invece da lunedì in seconda serata su Italia 1 la partita la devo giocare, perché come tu sai un conto è giocare e un conto è osservare. È molto più facile dal divano dire ma perché quello l'ha buttata fuori, ma perché quell'altro non corre, e poi invece quando sei sul campo può succedere che non riesci a correre e non riesci a segnare. È così, però io so che tu stai preparando tutto in maniera direi certosina, quindi è chiaro che tutto può succedere all'improvviso, però la preparazione all'evento la stai facendo in maniera adeguata durante tutta l'estate. So quanto hai lavorato e immagino che oggi state completando anche lo studio e tutto ciò che riguarda la prima puntata di Tiki Taka, per poi capire come procedere con le altre. Sì, in effetti il lavoro è stato abbastanza importante, più che altro sulla confezione, perché la prima cosa che mi hanno insegnato in televisione, dove ormai milito da più di 25-28 anni, è quello che un bello studio in qualche modo è già un biglietto da visita. Se poi lo studio, come quelli che ho sempre disegnato io in questi anni, sono parte del linguaggio, del programma che andiamo ad affrontare, abbiamo, come dire, una carta in più da giocare. Quindi non è uno studio soltanto per stare lì e guardarlo, ma è uno studio funzionale. Ci sono degli schermi con i quali interagire, un ambiente, io mi auguro, molto gradevole, che renderà i nostri ospiti, i nostri osservatori speciali,
più belli di quelli che non sono. Lo stesso Aurier, ma secondo me ricorderà da vicino George Clooney. E quindi pensavo io credo Brad Pitt, però va bene anche Clooney. Va bene anche Clooney, quindi già l'immagine. Poi abbiamo cambiato il logo, poi abbiamo cambiato la sigla e poi ovviamente abbiamo poi il bello, perché io uso il plurale, poi di fatto è singolare perché me la sono suonata e cantata come sempre da solo, quindi io mi ritengo responsabile nel bene e nel male di tutto quello che il programma potrà dare. Chiaramente ho capito, mettendo piede dentro il mondo del calcio in forma così così da protagonista, che il pallone è sacro, quindi tutta una serie di cose mi sono state consigliate di non farle, altre di non dirle, altre di non accennarle, e io devo dire che a qualche giorno dalla messa in onda sono un po', come posso dire, un po' confuso. Però va bene così, anzi tantissima confusione porta invece poi a una chiarezza nel momento in cui si accenderà la luce. Partiremo da dove si è fermato il programma dell'anno scorso, dove tu eri uno dei protagonisti, e poi piano piano cercheremo, magari non dalla prima puntata, di aggiungere qualcosa nel linguaggio, nel modo di affrontare gli argomenti e gli ospiti che possa risultare originale. Questo è l'obiettivo. Ecco Piero, sappiamo che Aurema ci sarà, anche perché ce l'ha annunciato lei attraverso i social network. Ci può svelare invece qualche altro nome di qualche altro talent? Ma guardi, il problema dei nomi è questo. Io sono come per qualche allenatore, mi sento tale in questa avventura, che non crede al singolo ma crede alla squadra. Quindi mi faceva piacere annunciare Aurema, perché mi fa talmente tanta simpatia la sua faccia, che mi porta, come dire, a certi attori del cinema, dei caratteristi che mettono simpatia soltanto a guardarli. Quindi ho voluto fare il suo nome, ho fatto poi il nome di Gianfranco Butinar, che è un imitatore, forse il migliore in Italia. Nelle voci del calcio è il migliore in assoluto. È il migliore in assoluto, quindi ce l'abbiamo e ce lo teniamo comunque a disposizione. E poi ho fatto anche il nome di un'altra figura storica, non a caso la continuità con il tiki-taka dell'anno scorso, che è Franco Ordine. Ma tenendo conto che in una trasmissione di 2 ore abbondanti non potremo certo vivere in 3, io, Butinar, Ordine e Raffaele, posso dire che ci saranno altre 7, 8, 10 persone che ruoteranno all'interno della trasmissione, ma preferirei aspettare ancora qualche ora, perché vorrei, questa è una delle idee anche del programma, personalizzare gli interventi a seconda dei temi della trasmissione. I temi della trasmissione li scopriamo con le partite cominciano sabato, ahimè, alle 18 con Fiorentina-Torino. Dico ahimè perché il Torino non è ancora una squadra competitiva, mancano ancora dei giocatori che Cairo avete preso un bravissimo allenatore che merita. Sì, ma è un bravissimo allenatore che purtroppo ha bisogno di tempo, ha bisogno di certi giocatori e il tempo non c'è. I giocatori latitano, quindi Giampaolo io non so cosa potrà fare se entro sabato non riesce ad avere quella mezza punta o quel regista metodista che ha bisogno del suo gioco. Tra l'altro il Torino ha comprato 3 giocatori, uno si è già rotto, quindi purtroppo non partiamo certo con i favori del pronostico. La Fiorentina si è molto rafforzata e quindi io tra l'altro... Cosa pensi del Napoli invece, Piero? Ma guarda, quando si parla del Napoli si parla sempre di De Laurentiis. È talmente forte la caratura, la personalità del presidente nel bene o nel male, che la prima cosa che ti viene in mente è sempre lui. Lui che fa e disfa, lui che compra, lui che cita e quindi, però mi sembra che la storia di Milik è ancora in bilico. Quel giocatore che corre più veloce del mondo mi sembra un grande acquisto e poi c'è Gattuso, che sappiamo essere un beniamino anche di Raffaele che è un amico mio personale. E quindi si deve, il Napoli innanzitutto si deve attaccare a Gattuso e poi la squadra è una squadra forte, deve sempre fare quel salto
che è come quelli che devono dimagrire, che i primi 30 kg uno di 100 li perde in due minuti, poi quando deve togliere gli ultimi due fatica da morire. Quindi il Napoli deve fare quel salto e speriamo che quest'anno possa veramente, visto che il campionato sarà un campionato molto molto condizionato dal tampone, sarà un campionato pallone tampone, speriamo che i giocatori del Napoli siano sempre in salute e possano stare sempre in testa alla classifica. Va bene Piero, per quelli che mi chiedono, ma c'è Chiambretti in conduzione, ma si parlerà di calcio, si parlerà tanto di calcio, beh io penso proprio che sia così, no? È inutile. Ma guarda, posso rassicurare veramente un po' tutti i tifosi di calcio, innanzitutto perché io sono tifoso di calcio pure io. Infatti. In secondo luogo non sono stupido, cioè se io avessi voluto fare un programma di varietà come ho sempre fatto, non avrei accettato la proposta di Tiki Taka. Io l'ho accettata un po' per scommessa, un po' perché la mia vita in questi mesi è cambiata per motivi tragici di cui sappiamo, e quindi avevo il desiderio di cambiare completamente il mio scenario, immaginando un Chiambretti prima del Covid e un Chiambretti dopo il Covid, e quindi l'idea di partecipare a un programma sportivo, peraltro idea non mia ma del nostro editore Pier Silvio, mi ha entusiasmato e mi ha anche allo stesso tempo molto preoccupato, perché le cose quando io le faccio cerco di farle bene. Perciò posso rassicurare tutti, Tiki Taka è un programma di sport più che altro di calcio, e quindi sarà un programma di sport e quindi di calcio. Poi che io abbia la mia vena ironica, una velocità di esecuzione che ricorda Paolo Rossi ai mondiali, sì, quello è un altro discorso, ma il programma è di calcio, ci saranno ovviamente tutti i protagonisti possibili, immaginabili, che riusciremo a portare durante la stagione, avremo i casi della settimana, ci sarà in queste prime puntate anche il calciomercato, e quindi che possiamo dire di più? Viva il calcio! Viva il calcio, aspettiamo che si accendano i riflettori su Tiki Taka. Io lo devo dire perché sono davvero orgoglioso, te lo dico in maniera molto diretta, caro Piero, di aver ricevuto l'endorsement di un monumento della televisione come te. Davvero, quando ho saputo questa cosa, che nelle prime riunioni avevi fatto il mio nome, io mi sono emozionato. Ora te lo dico addirittura. Lo dico pubblicamente, l'ho detto a chi me l'aveva comunicato, l'ho detto agli amici, adesso lo dico pubblicamente. Quando mi hanno raccontato del gradimento di Chiambretti sul mio nome, mi sono emozionato perché, ripeto, un personaggio della televisione riconosciuto da tutti per tutte le cose che ha fatto, bisogna solo dire grazie Piero, grazie davvero, perché sarà un'occasione in più per crescere, per divertirsi e per fare delle cose importanti in TV. Quindi non vediamo l'ora, Piero, a questo punto. Vabbè, anch'io non vedo l'ora, perché secondo me una volta che ci siamo buttati, perché la prima puntata è una puntata zero, quindi dobbiamo prenderne il bene e anche il male, dal quale possiamo sicuramente imparare, e dalla seconda e magari la terza mettere a punto il programma, che deve assolutamente essere particolare, originale, deve dare notizie, deve magari dire cose, speriamo, che altri non dicono, e quindi non vedo l'ora anch'io di partire. Sono contento di avere nella squadra Raffaele, perché Raffaele mi mette simpatia, poi è un appassionato del Napoli. Napoli è una squadra che seguiremo ovviamente con molta attenzione, così come faremo con tutte le altre. Anzi, certo, io mi auguro, spero che le squadre di seconda fascia, che spesso vengono dimenticate, no, dalle grandi trasmissioni nazionali, possano rientrare anche nel nostro programma, laddove ovviamente faranno o risultati o discussione. Quindi in bocca al lupo a Raffaele innanzitutto, e anche un po' al sottoscritto, anche a te, che come si che dice prima, in teatro, che la prima, no, merda, però diciamo la prima la possiamo anche sbagliare, perché è giusto provare schemi, sì, quindi andremo all'attacco, anche se spesso e sovente come si Gian gioca Paolo per lo 0-0. Io giocherò con un modulo che potrebbe essere, vediamo, 4-2-4, quindi fare tanti gol,
ma anche prenderne qualcuno per lo spettacolo. È vero. Va bene, allora dei tanti che ci hanno scritto per salutarti, c'è Amedeo che dice saluti a Piero, sei proprio una bella persona, e poi ti fa una domanda molto difficile a cui rispondere. Piero, il programma a che ora andrà in onda? Guarda, io so per certo che la prima puntata comincerà alle 23:35-40 sì, e dovrebbe finire all'1:15. Altre volte bene, è finita nel passato all'1:47. Sì, io mi chiedo chi all'1:47 ha ancora voglia di stare davanti alla televisione. Probabilmente i disoccupati, che in Italia, ahimè, sono tantissimi, perché uno che lavora, che si deve alzare alle 7 o addirittura alle 6, all'1:47 deve dormire. Quindi io ho chiesto all'azienda di chiudere un po' prima e di partire un po' prima. Il problema lì sono gli incastri, perché noi cominciamo quando finisce la prima serata di Italia 1, sì, che il lunedì ha sempre un film, quindi la durata del film condiziona la nostra partenza. Tieni presente che le prime serate di Rai 1 e Canale 5 il lunedì sono fortissime, quindi se noi partiamo un pochino più tardi abbiamo la fortuna di non averli proprio addosso, sì, quindi è una serie di alchimie, ecco, ma sì, se fosse per me andrei in onda alle 21, questo è evidente, certo, però essendo un programma anche abbastanza d'élite, il fatto che vada nella notte ha anche la sua magia. Sì, il suo fascino. È vero, Piero, spero di vederti presto, intanto t'abbraccio e ovviamente faccio l'in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, oltre alle tante che hai già fatto. Grazie. Va bene, grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie a Piero Chiambretti che è stato con noi oggi, Andrea, quindi mi raccomando, tu sei l'uomo della notte, quindi non perderti neanche un minuto del nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti. Io non faccio fatica a stare sveglio fino all'1:47, da questo punto di vista Chiambretti può stare tranquillo. Dobbiamo fermarci per qualche istante, vi ricordo lo 081-63-6363 per intervenire in diretta e il 339-666-9990, si gonfia la rete e torna tra pochissimo. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Dai Andrea, recuperiamo un po' di tempo e andiamo subito al telefono per sentire qualche amico che ci ha contattato. E ci ha contattato attraverso lo 081-63-6363, che è il numero per le vostre telefonate. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Rodolfo, eccolo. Sì, sì, salve, ciao, salve, ciao. Buongiorno, buongiorno. Mi piacerebbe tantissimo sapere la vostra opinione in merito a questa domanda che vi faccio. Diciamo che potrebbe essere andata in porto l'operazione Milik come cessione, sì, diciamo che va in porto anche l'operazione Koulibaly come cessione, sì, diciamo il Greco, diciamo, in sostituzione come numero, sì, non come abilità o come, sì, capacità al posto di Koulibaly. Nel momento in cui il Napoli dovesse acquistare un solo altro giocatore, un centrocampista veramente con i cosiddetti, che risponde nome e cognome a Rodrigo De Paul, secondo loro la squadra sarebbe rinforzata rispetto all'anno scorso o no? Io dico di sì. Io dico di sì, amico mio. Io sono d'accordo con lei. L'altra opinione dell'altro signore? Tu che cosa dici? Sono d'accordissimo sia dal punto di vista della rosa, ma credo che la squadra si rafforzerà già nel fatto di aver potuto lavorare con Gattuso, iniziare una stagione col suo allenatore, di avere un centravanti che prima non aveva. Ovviamente avete considerato anche Lacmani e Petagna, ovviamente. E Osimhen, che giudizio hai di Osimhen, tu Rodolfo? Che cosa pensi di Osimhen? Io penso di Osimhen che è tutto da scoprire, c'è la buona volontà, c'è il fisico, c'è la mentalità, sì, c'è la gioventù. Non credo negli 80 milioni. Non credo negli 80 milioni. Ma la valutazione è quella. Diciamo che il Napoli ne ha spesi di meno di 80. Dai, va bene. Rodolfo, ti dobbiamo salutare e ti ringraziamo di essere stato con noi oggi. Andrea, lo dobbiamo salutare perché a proposito di Osimhen abbiamo qualcuno da far parlare. Eh sì, abbiamo con noi al telefono ancora una volta il cognato di Victor Osimhen, una persona molto stretta, molto vicina a lui, fa parte del suo entourage, il signor Osita Okolo. Hello Osita, good morning and thanks to be with us once again. Once again. Good morning. How are you, Osita? I'm very well, and you? How are you? I'm very well, I'm fine. Okay. We are fine too.
we are fine too, e chissà come sta Osimhen. Quindi per questa ragione io direi che bisogna chiederglielo e capire anche se lo ha sentito, che cosa gli sta raccontando in questa esperienza in Italia. Did you talk to Victor and what does he tell you about his experience in Italy? So I have spoken with him a couple of times, and he told me he's just trying to settle down after the time at the training camp. He's just got back and he's trying to settle down and charged up for the new season. He said he has made a lot of friends. The family, the team is like a family to him. The coach, that also, and the Laurentiis have been helpful in making sure that he settles down quick, and a couple of other players there, so he feels at home in that team. Sì, dice che l'ha sentito un paio di volte da quando è a Napoli. Come sempre sono molto complessi i collegamenti con la città. Infatti dobbiamo regalargli un telefonino, davvero, perché comunque in sintesi quello che sono riuscito a carpire è che l'ha sentito un paio di volte, l'ha sentito dopo gli allenamenti, e quello che gli racconta è il ragazzo che è stato accolto veramente bene, ha già degli amici nel gruppo, e sia Gattuso sia De Laurentiis sono stati di grande aiuto, esatto, per il suo inserimento che procede a meraviglia. Insomma, già in famiglia, ecco, nel Napoli. Sì, qualcuno sostiene che contro il Pescara Osimhen non abbia confermato il buon rendimento delle gare precedenti, forse perché è un po' stanco. Osita, against Pescara, Victor did not confirm the good performance of the previous matches, perhaps because he's a bit tired. So, can you please take that question again? He's a little bit tired now, Victor, because he don't confirm the good performance of the matches against Teramo, Castel di Sangro, Aquila. No, so I don't think so. I spoke with him after three matches so far, and he played, and he told me after every match that he's happy that he's been able to, you know, do well with the team. And even after the last match, he said it's good that the match is okay, he played, but unfortunately he couldn't get the goals. But however, he looks, he's looking forward to the new season. It's not that he's tired, he's still optimistic that he's going to put his best and help the team get the goals. Sì, l'ha sentito dopo tutte le partite che il Napoli ha giocato finora, le amichevoli ovviamente. Non crede che il problema sia che fosse stanco, in realtà non vede nessun problema, nel senso che anche dopo la partita col Pescara Victor gli ha raccontato di avere buone sensazioni, di essersi trovato bene con i compagni. Sì, purtroppo non è arrivato il gol, ma lui vede comunque il suo processo in crescita, ecco, nell'inserimento di questa squadra nel gioco di Gattuso, quindi non vede problemi, almeno non gliene racconta Victor, ecco, diciamo così. Sì, sempre per quanto riguarda Victor e questo esordio che sta per fare in Serie A, io non so se ne hanno parlato anche di recente, vorrei sapere se pensa che possa iniziare in panchina il campionato di Serie A oppure da titolare. Where did he tell you about this debut against Parma on Sunday? Does Victor think he can start on the bench? So I have not spoken to him regarding the match that is coming up on Sunday. Hopefully, I'll talk to him maybe by tomorrow or next to confirm his position on that match. I don't know the playing pattern Gattuso wants to adopt against Parma, but I think I'm looking forward to him playing the match. I don't know, he has not told me anything about it yet, so if I have that information I will surely share with you. Beh, dice non ha questa informazione Raffaele perché non ne ha ancora parlato, è la partita di domenica, sentirà Victor domani o dopodomani e si aggiornerà. Lui crede che Victor vuole giocare, che sia pronto per giocare, ma non sa ancora cosa ne pensa Gattuso. Posso chiedere a questo punto come la prenderebbe se non dovesse giocare dal primo minuto, no? Perché se ne parla, è una possibilità. According to what we know now, Osita, there is a possibility that Victor will start from the bench on Sunday.
if it will be the truth, would be a problem for him, or is normal now starting to find some difficulties? So the coach, yeah. you know, the coach determines the playing pattern of the team. If Gattuso thinks 4-3-3 works for him, then that's fine. If he thinks 4-2-3-1 works for him, that's fine. But Osimhen is the kind of player that always wants to play. He wants to play titular rather than being on the bench. But the coach, the decision lies with the coach to know the pattern that fits the opponent. And I believe whichever pattern he adopts, the most important thing there is for the team to get it close and win those games, regardless of whether he starts from the bench or he plays in the second lineup. So the most important thing is for the team to win, regardless. I will find out what pattern he's going to adopt and see if he's going to start from the bench or he's going to play from in the starting 11. Beh, non è proprio, è una risposta mezza diplomatica, ma non del tutto. No, infatti, è un po' piccatello. All'inizio ci dice Gattuso l'allenatore, è lui che decide, per esempio, è lui che decide se vorrà giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, quindi è bello informato Sita sulle cose del Napoli. La cosa sicura è che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, Osimhen vuole giocare dal primo minuto. Lui è arrivato a Napoli per giocare dal primo minuto. Certo, non dovesse giocare dal primo minuto contro il Parma, anche se dovesse subentrare, la cosa più importante è che alla fine la squadra vinca la partita, certo. Ma comunque sottolinea il desiderio di Osimhen di essere un titolare, no, di questa molto squadra. Molto lucido Osita, io direi di ringraziarlo perché è anche sempre cordiale e disponibile nei nostri confronti. Sì, thank you once again Osita, it's always a pleasure for us to speak to you. You're welcome, thank you. And we'll wait to you in Naples in the future. Yeah, okay. Hopefully after this COVID I just get my permit now and come to Naples. Ok, non ho capito niente, okay. Però okay. Ho sentito solo il campo. Ha detto che verrà a Napoli, ma non ho capito quando. When you will come to Naples? The paperwork is already on ground. We're just looking for authorization. They told us there's a lot of restrictions that visa process are on hold. Otherwise I would have come, but so once we get the green light to say they have started accepting applications, then I will make it fast because it's a top priority for me. So it depends on the consulate and the embassy. Once we get such information, I will push for it immediately. Now I cannot say if it's next month or even this month. Ho capito che è un po' complicato per lui venire a Napoli in questo periodo. Sì, sostanzialmente non ha ancora deciso. Va bene. We will wait for you, Osita. We still have a pizza to eat together. Okay. Bye bye. All right, thank you. Bye bye. Grazie. Ringraziamo Osita Ocolo e tante telefonate, tanti amici che ci scrivono. Lasciami salutare un amico che non si firma, dice: Raffaele, sta per iniziare un altro campionato, siamo ancora orfani delle tue telecronache, ma niente ancora, nessuno si è degnato di accaparrarti. Mi piace questa espressione, accaparrarti, caro Andrea Falco. Vuoi sentire l'ultimo messaggio vocale e poi lasciamo l'ultimissimo. Spazio vai, e vai, microfono vai. A Marte Sport Live, sentiamo. Buongiorno Radio Marte, volevo chiedere a signora Vimma se il Napoli vince contro il Pescara il secondo tempo con il modulo 4-3-2-1 potrebbe giocare così pure a Parma, perché credo di aver visto un secondo tempo migliore del primo con Osimhen che non ha toccato un pallone. Certo, 4-3-2-1 non lo so, decide Gattuso, io farei sempre il 4-3-3, però l'allenatore è Rino Gattuso e quindi è lui che decide come schierare una squadra, assumendosi anche le responsabilità delle scelte. Dobbiamo salutare e andare. Dobbiamo salutare, ma non prima di aver ringraziato Mario Palligiano alla parte tecnica, tutta la nostra squadra, la redazione, il capo ufficio stampa Paola di Genova, e grazie soprattutto a te Raffaele Arema. Per quanto mi riguarda, lo sai, io tornerò alle 20 esatto. Nell'edizione serale di Marte Sport non Live. Ciao Raffa, buona giornata. Non perdetevi Andrea Falco più tardi, ora non perdetevi un'altra ora di grande calcio, si entrerà nel dettaglio proprio tecnico della partita di domenica, lo farete ascoltando ovviamente Marte Sport Live. Ciao.